parlare. Buongiorno amici lontani e vicini, siamo nella piazza di Marina Corta, vi presento subito i nostri ospiti. Il presidente provinciale del CONI, Aldo Violato, l'assessore allo sport, Davide Sarvaggi e il professore Bartolo Pavone. Parliamo subito con il presidente Violato, si è concluso alla grande, si può dire, questo EduCamp 2014 grazie all'iniziativa del CONI ben sostenuta dalle autorità locali. Abbiamo concluso un'iniziativa che non può che farci piacere e chiaramente abbiamo visto i ragazzini che vi hanno partecipato felici e volenterosi di voler ripetere l'esperienza. Noi ce la metteremo tutte perché fin dal prossimo anno eventualmente Lipari possa accogliere 2 settimane di EduCamp, perché abbiamo visto che la risposta è stata veramente quella che noi ci aspettavamo e che forse qualcuno non sperava. È fuori di dubbio che per l'occasione devo ringraziare tutti quelli che ci hanno collaborato, a incominciare dall'amministrazione comunale, subito disponibile alle due scuole, ai due comprensivi, alle due scuole medie, ai loro dirigenti. Quindi grazie a tutti, ci rivedremo il prossimo anno, forse migliorando in qualche modo, però è andata bene, è andata veramente bene. Grazie ai ragazzini e ai genitori che hanno fatto partecipare con fiducia i loro figli a questa iniziativa. Però Presidente, specifichiamo un po' come si è svolta, no, questa settimana, su che cosa è stata imperniata, perché direi non solo sport, non solo attività fisica. Allora l'EduCamp intanto vuole essere un proseguimento educativo della scuola normale, quindi si è cercato di mettere insieme questi ragazzini intanto per fare il loro sport, ma per farli stare insieme appunto per solidarizzare, per avere possibilmente l'inserimento anche di qualche ragazzino extracomunitario, di farlo quindi integrare. Però quello che è importante appunto è la gioia di stare insieme, di gioire, di fare sport, di portare avanti. Di fare anche dieta, perché sono stati seguiti da un dietologo. Hanno avuto a disposizione il medico e il dietologo, quindi hanno anche da questo punto di vista operato nel miglior modo possibile. Quindi attraverso anche una sana alimentazione. Certo, è stata una sana alimentazione con menù predisposti dal ristorante, ma comunque sotto con il parere chiaramente del medico. Quindi ritengo che tutto sia andato bene, che i genitori possono essere contenti, ma lo siamo noi forse più di tutti contenti perché è stata un'iniziativa ben riuscita. Bene, allora assessore Sarvaggi, può essere più che soddisfatto, un bilancio più che positivo? Sono soddisfattissimo, l'amministrazione è soddisfattissima, questa manifestazione che si conclude oggi, e ringrazio nuovamente il presidente Violato che ci ha offerto un'iniziativa con tutta la sua struttura e anche Tonino che si è occupato direttamente dell'organizzazione. Vorrei aggiungere che questa manifestazione ha visto collaborare diverse istituzioni, devo dire che sono veramente entusiasmato dal risultato della collaborazione delle istituzioni, che voglio ringraziare tutte, quindi le istituzioni scolastiche, la Capitaneria di Porto e la Polizia Municipale. Tutti insieme abbiamo collaborato per la buona riuscita. La pubblica amministrazione d'altronde serve a fare unire e quindi le sinergie, dare opportunità, creare occasioni come questa che ha portato i ragazzi al settimo cielo, si è visto dall'umor e qualcuno dalla tristezza. Nonostante il caldo. Ho visto anche qualche ragazzino con le lacrime agli occhi che salutava l'istruttore, e mi ricordo quando ero giovane io e partecipavo ad attività similari, quindi proprio rappresenta proprio come è stata vissuta. Ringrazio la professionalità di tutti coloro che hanno organizzato e tenuto soprattutto questi ragazzi per una settimana, grazie veramente a tutti. Professore Pavone, quindi i ragazzi hanno risposto come si deve, hanno apprezzato soprattutto l'iniziativa? Sì, è stata veramente una cosa veramente eccezionale. Noi come scuola abbiamo avuto un buon riscontro e speriamo che il prossimo anno si possa ripetere questa esperienza, allargando anche agli altri alunni delle altre isole minori. Lei fra l'altro da ex uomo sportivo, da ex grande portiere, non solo fisicamente direi,
può essere più che soddisfatto. Sì, sì, perché ho visto lavorare durante la settimana questi ragazzi e ho visto che oltre a curare bene l'aspetto fisico c'è stata anche grande integrazione, grande socializzazione tra di loro e rispetto dei valori sportivi. Bene, abbiamo completato, ringraziamo i nostri ospiti, il direttore Aldo Violato del CONI provinciale, l'assessore Davide Starvaggi e il professore Bartolo Pavone. Grazie anche al nostro webmaster Massimo Pagliaro e grazie anche a voi. Arrivederci.